ritrovati. Qua c'è un signore, un ragazzo, che dice di avere molti amici su Faccia Libro che dicono la terra è piatta. E allora chiede allo scienziato di dirgli, mi viene già da ridere perché l'ho già visto, di dirgli diciamo le motivazioni principali per la quale invece non è piatta. Allora sentiamo. Hey Bill, can you prove beyond a reasonable doubt that the earth is a sphere and not flat? Because I have a lot of Facebook friends who say that it's flat and I just can't convince them. Thank you. Is the earth flat or round? It's round. Okay, now let's see. How do we go about proving that? Che fa? Guarda a destra e ride. Perché? Ok. Uno dice, vabbè, perché flat earth. È strano, no? Fa ridere. Però sentiamo i motivi. Go to the seashore. Vai al mare. Go to a seashore. And figure out why you can't, if you live on the East Coast. E domandati come mai non puoi vedere la Spagna dal Nord America. From the East Coast to North America. Ma veramente? Veramente? Non vedi neanche la collina che è davanti a te se c'è un po' di foschia? Figurati quanta foschia c'è su 5.000 chilometri, no? Quindi qua vi prende per il culo. Un po' a tutti, anche a me, a tutti, no? It's like you might have a... Fa un po' di esempi nell'America. No? Come mai non posso vedere St. Louis da qua, da là? Just go to the middle of the Mississippi River and look south. Why can't you see? Guarda a sud. Perché non vedi Louisiana? Why can't you see New Orleans? What's the problem there? Or then climb a tower. Sì, or go to the top of a hill or a mountain, and you'll see a little farther. Vedrai molto più lontano. You will not see to the other side of the earth. Places we know to exist. For example, I've been to London. No? Lui era a Londra. I can tell you, other people have. I've been to Vancouver, British Columbia. And you cannot see Vancouver, British Columbia from Boise, Idaho, let alone... Dall'Idaho non puoi vedere Vancouver, no? A Toronto. Effettivamente nessuno ha mai visto... più di tanti chilometri, non si vede, già la nave che va via, dopo un po' non la vedi più, se zoomi la vedi di nuovo, dopo un po' sparisce un po' nella foschia, basta che guardate il sole è uguale, stessa cosa. Alone from New York City or Toronto or what have you. Un po' di esempi per ridere, no? Idaho, Toronto, New York City. Just start there, then if you're... Partite da qua. If you'd like, look at pictures from space. Guardate le foto dallo spazio, guarda che faccia. Guarda che faccia. Questo ovviamente è maestro di PNL, nel senso che sta attento di guardare sempre dritto. Anche perché è un vecchio figlio di puttana, insomma, non è nato ieri e ha cominciato a raccontare balle sicuramente non l'altro ieri. Where you see the Earth as a sphere. Those pictures are not faked, and I'll tell you, just if nothing else, here's why you can tell they're not faked. Potete, cioè non ci dà il motivo, però ci dice non sono false le foto, non sono false. Quindi gli crediamo, lui è Bill Nye, the science guy. Just to create the paperwork that NASA has created for NASA in this one case, just the paperwork. To send anything out in space, to send people into orbit or to send them to the moon. Mandano gente in orbita, hanno fatto un casino di missioni, no? Dice lui. That amount of paperwork would make faking it prohibitively expensive. No one could afford to generate. Sarebbe molto costoso fingere. In realtà c'è già la piscina, quindi che cazzo di costoso è? Al posto di fare le prove, girano il film diretto, no? That much documentation. C'è tanta documentazione, no? Quindi non, è impossibile che, dato che c'è la carta con scritto che siamo andati sulla Luna, allora gli crediamo, no? Science guy. Then the other thing, if you want to get into this, if you're really serious, if you're friends. Facciamo i seri adesso, dopo aver riso un po', ma secondo me riderà ancora un paio di volte, sicuro, almeno un paio. Friends are really serious.
Have him get on a boat. Vuoi essere serio? Però ti ride in faccia. Giusto, per, volevo far notare sta cosa, perché non è... Cioè, è uno scienziato, oh. Questo qua dovrebbe parlarci seriamente, non ridendoci in faccia, secondo me. Or a ship. Guarda una nave. You go out at sea and you'll notice you can't see infinitely far. Furthermore, if you get into it enough, pick up a book about navigation or go online and learn about navigation. A very, very important thing you have to take into account when you try to navigate the ocean from a ship or a boat is how high you are off the sea surface. The higher you are off the sea surface, the farther you can see, the farther away the horizon is. E ti ride in faccia. C'è il motivo che è tanto oggetto di video, la rifrazione di qua, di là, bassa, alza. Studiate la rifrazione e vedrete che sono strati di aria. Se c'è quello caldo sopra c'è una rifrazione, se c'è quello caldo sotto c'è un altro tipo di rifrazione. Ogni tanto ce ne sono tutte e due, sia quella sopra che quella sotto. Vi rimando all'ultimo video del sole, dove ci sono tutte e due le rifrazioni, quello con le turbine, no? In realtà lui dice, più guardi, sei sulla superficie del mare, più guardi, più sei in alto, più vedi lontano, perché l'acqua evapora, anche la terra evapora, molto di meno, e infatti sull'acqua è un casino fare le osservazioni, però lui intende che basta il mast, come si chiama, l'albero della nave, no? Vai su in alto, in coppettina che c'è su in alto, allora là vedi chilometri, in realtà ti sei alzato di 8 metri, che cazzo vedi in più? Vedrai 5 chilometri ogni 2 metri, no? Quindi... e ti ride in faccia però nel frattempo. Oh my, now this discovery that the world is round was made... published in 1540. Now I'm concerned it was Copernicus. Cioè non sa neanche lui quando è stata scoperto che è tonda, no? In realtà non è stato scoperto, è stato decretato, se andate a cercare. Ma è scritto ormai sui libri, eh? Non quelli di scuola, ovviamente, perché sennò non si fottono da soli, ovviamente, no? Però sui libri, le enciclopedie antiche c'è scritto che è stato stabilito secondo teorie. Because I'm concerned it might have been 1530, but it was about then. It was non in the 16th century. Tra l'altro nel 1530 ha detto, no? Se non sbaglio, la mappa di Urbano Monti è del 1537 o una roba del genere, se non mi ricordo male. Comunque quel periodo là Monti era vivo. Non Monti, quel pezzo di merda che vi ha inculato a tutti e voi lo ringraziate e lo votate ancora. Perché non è che Renzi e Salvini sono diversi, è un Monti con un'altra persona qua, un'altra maschera. E voi lo votate, ah sì, è diverso perché la mia banca è arancione, quindi è differente. Chiusa parentesi. That the earth was shown to be a ball. Era il XVI secolo che la Terra è stata mostrata essere una palla. Mostrata, non è provata, non è dimostrata, è mostrata. But it was known to be a ball by a lot of other people before Copernicus. Molto prima di Copernico si sapeva. What we now call the Western world, Western hemisphere. The ancient Greeks. Ancora questa cosa dei greci, c'è un video su Flat Art Italia, se andate a vederlo, si chiama Platone consigliato da Solone, una roba del genere, Platone, cercate Platone, Solone, e là dice tutto quanto della storia dei greci, ovviamente l'ho ienizzato io, per cui tutte le puttanate non ci sono, perché ti dicono una cosa, poi una cosa ballosa in mezzo e poi un'altra cosa, le due cose ai lati sono anche vere, quella in mezzo è una puttanata galattica che però è talmente lunga che ti fa perdere il filo dalla prima alla seconda cosa, quindi ho tagliato la pezza in mezzo, se volete vedervi il documentario completo lo cercate, lo trovate, greci, sfericità, roba del genere, cercate sicuramente, oh, sicuramente lo trovate. That from time to time the earth casts a shadow on the moon.
Cioè, questi sono gli argomenti principali, eh? Ricordiamocelo. La Terra proietta l'ombra sulla Luna. Allora, per credere questa cosa qua, bisogna essere dei cretini assoluti. Perché quando la Luna è, dopo 6 ore che il Sole torna fuori dall'altra parte, la Luna è ancora in cielo. Se ci sono Luna e Sole qua, ma chi cazzo mette la Terra in mezzo per fare l'ombra? Quindi fa l'ombra, ma solo di notte. Di giorno non fa l'ombra. Questa qua è una cosa che bisogna essere proprio dei coglioni per crederla. Dei coglioni assoluti. Cioè, finché non ci pensi, anch'io ci credevo. Certo, non... mi scricchiolava sta cosa, no? Già quando avevo 8 anni che me l'hanno detta, ho detto, la maestra saprà lei, no? This is a lunar eclipse, where the moon gets in the shadow of the earth. The sunlight is being blocked by the earth, the moon's on the far side of the earth. And that shadow is always curved, and the only shape that always produces a curve, no matter what the orientation, that is to say, whether you're standing in Greece at night. Sì, ricordo che la luna ha l'ombra curva, o comunque la non illuminazione curva, è così, no? Così, al contrario. Quando passa la metà è dritta e poi va dall'altra parte la curva dell'ombra, quindi sta cosa regge poco, no? Or if you're standing then 12 hours later in Buenos Aires at night, the curve, the shadow is always curved. So the ancient ancora questa, ma quanto tempo? È perché una balla bisogna ripeterla più volte, se no non entra bene in testa. That the earth was a ball. They didn't know to the degree of the size of it, to the degree of precision we know now. And you guys, come on. Come on, dai, cioè, dai, c'era, era Tostene che ha fatto una cosa che se la fai su una superficie dritta viene lo stesso risultato. Quindi, dai, è una prova, no? Dopo le foto della NASA che le ha messo come secondo argomento, che vabbè, io le avrei messo eventualmente come ultimo, ma non sicuramente come secondo. In realtà, scienza, tecnologia, allora bisogna credere, perché anzi le avrei messo come primo in questo caso, perché è la prima prova in assoluto, siamo andati là, abbiamo visto. Everybody watches newscast. Ah sì, vi faccio notare un'altra cosa, la fake station, il tramonto, tutto uguale. Se lo guardate in spiaggia, la luce segue il sole che se ne va via. E quando c'è il tramonto, se guardi a destra e a sinistra, è buio, è già buio. Invece, dallo spazio, il tramonto è tutta... c'è un'unghia celeste su tutta la sfera, così, a semicerchio. Come se il sole andasse via, e beh, giustamente nello spazio non può fare diversamente. Però in realtà, sulla Terra... il sole sembra locale, sembra illuminare solo la zona dove si trova lui. Airplanes fly around. Sì, you all go to see Ed Sheeran in concert one day in London, another day in Melbourne, Australia. This all depends on our fundamental. Sì, perché se fosse piatta sarebbe illuminata sempre dalle stesse, perché ovviamente qua si prevede la credenza nello spazio. Se tu credi nello spazio, è ovvio che non credi nella cosa che vedi in realtà. Tu vedi che non c'è, no? Questo qua non l'ha detto, ma qualcuno lo anche dice. Io non so con che coraggio. Andate al mare e vedete la curvatura. Avete mai visto una curvatura sul mare? Anche se andate su un promontorio, che è così, vi mettete qua sulla cima del promontorio e guardate che avete più di 180 gradi, no? Tutto mare di là e tutto mare di qua. La prova non è difficile, eh? Basta mettere una corda fra un albero e l'altro, lontani, traguardate la corda, la corda più tirata possibile, la tirata con un tensore magari, traguardate l'orizzonte attraverso la corda, lo mettete vicino alla corda così, e dopo, poi ditemi se c'è la curvatura, fate una foto, me la mettete sul mio cazzo. Understanding of the size of the earth and its shape with extraordinary precision. And if you want to get into it, the earth isn't quite a sphere, it's a little abbastanza una sfera. Infatti qua va sul
sulla disgrace Tyson. Its spin is a little stretched. Eh sì, perché se fai così sicuramente uno ti crede sulle parole, essendo scienziato che fa lo scemo, scemziato quindi. So, come dice quell'altro, so, Earth is not actually a sphere. Oblate, in officially is technically oblate. But not only that, it's much bigger. It made it slightly oblate. E che me non poteva non dirlo, no? This is all susceptible to analysis, but spend some time learning about navigation. Tell your friends to spend some time learning about navigation. Navigation's changed the world, by the way. What are you wearing? La navigazione ha cambiato il mondo. Infatti, si segue la stella e non la si segue solo in una certa data. Tutto l'anno se la si segue. E non solo tutto l'anno, tutti i navigatori fino ad oggi esistiti hanno seguito quella stella là, da sempre. Nella stessa maniera in cui gli egizi guardavano le stelle che guardiamo noi adesso. È una questione di credenza, come sempre, oppure di darsi una svegliata e cominciare a verificare autonomamente. Cercare, gente, cercare, non commentare, cercare, arrangiarsi. Salute. All run on fuel, made of ancient living things. Coal, oil, natural gas, carbon dioxide, CO2. And carbon dioxide, CO2 molecules. Right up into outer space. CO2, greenhouse. My hand glows with infrared light. But then watch what happens as a glass blocks infrared light. It's one of the ways that greenhouses work. The glass, the carbon dioxide. But Bill, there is no big glass dome over the Earth. I know, okay. But there is a big gas dome. A big gas dome, get it? Glass dome, gas dome, are you with me? Huh? The glass, greenhouse, the greenhouse effect. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go. The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. 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 The Earth is a closed system. We cannot leave the Earth. There's no place to go.